Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Gli disse Gesù: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore. Non smette mai di sorprenderci la parola di Dio. È sempre bella, perché una parabola del genere, bisogna dirlo, è bella. Ma al di là di questo è anche incomodante, non ci lascia tranquilli, perlomeno a me, credo anche a voi. Perché va al nocciolo proprio delle questioni, della questione, del cristianesimo. E chi avesse ancora una mezza idea che essere cristiani è una teoria, è una filosofia, è qualche cosa che si rinchiude in certi momenti e basta, basta leggere questa pagina. E allora capisce quel fa, perché è proprio la nostra, una religione del fare, una fede del fare. Avete sentito qua, no? C'è un dottore della legge che sono io, sei tu, siamo tutti noi, delle persone che vogliono risolvere le cose così, magari con 4 chiacchiere, perché era questo che voleva fare. Tra l'altro mettere alla prova, tentare, è il verbo del diavolo, quindi attenzione. La tentazione diabolica che abbiamo tutti è mettere alla prova Gesù su queste questioni. E Gesù risponde proprio con molta pacatezza, ma con una forza incredibile. E siamo venuti qui stamattina proprio per questo, credo, per accogliere questa forza, magari per farci scuotere anche. La richiesta è: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
Interessante, no? Vuol mettere alla prova Dio, quel Gesù, quel Maestro, guardando al di là, guardando la vita eterna. Ti ha ascoltato la risposta di Gesù? Altro che vita eterna, la vita qua, questa già comincia qui. Ti metti in questione qui, caro mio, non aspetti. E allora la risposta è molto chiara, no? Davanti a quell'uomo che era andato in cerca della Bibbia e aveva messo insieme in un modo magistrale, aveva detto: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Questo era l'assoluto, Dio è l'assoluto. Amerai il prossimo come te stesso. Dio è relativo, il prossimo è relativo. L'aveva messo insieme le due cose. Davanti a questo Gesù proprio va al cuore della questione. Vai, vivi così, no? E lo dice a me, a te. Quando vogliamo mettere alla prova il Signore ci dice: dai, forza! Ma quanto siamo capaci di autogiustificarci, no? Di così arzigogolare nella nostra vita proprio per trovare delle scappatoie. Vai, fai! Rimboccati le maniche, figliolo, su! Ed è quello che dice a me e a te. E quando uno vuole giustificarsi, perché questo tale voleva giustificarsi, Gesù va avanti. Ancora, avete ascoltato bene? Non con delle teorie. Gesù non è un filosofo, non è uno che chiacchiera. No, no, racconta. Racconta una storia, la storia che è una parabola. E davanti alla domanda chi è il mio prossimo, voleva giustificarsi. Gesù è che gira il bottino e la cuna, avete sentito qua? Non risponde a questa domanda, perché è leziosa questa domanda, non serve a niente. Gesù risponde alla fine dicendo: fatti tu prossimo. Fatti tu prossimo, perché è inutile che ti dica tante cose, tante teorie. Fatti tu prossimo, è questa la novità. Apri gli occhi, vedi, dati da fare. Il buon samaritano è una parabola magistrale. Innanzitutto perché parla di Dio, Parla di Dio. Il buon samaritano è Gesù, Che non pensiamo tante altre cose. Gesù parla di se stesso, parla del Dio che si è fatto buon samaritano davanti a una umanità che era caduta per terra, percossa. Che cosa ha fatto Dio? Si è fermato, è venuto, ha visto, ha alzato, si è preso cura. Questo è il nostro Dio, ma che bello che è il nostro Dio. Altro che un Dio assoluto che aveva presentato quello là, no, quel dottore della legge, altro che. È un Dio del concreto, del fare, un Dio che viene, un Dio che sorride all'uomo, che lo prende sulle sue braccia e lo porta nella sua casa. Questo albergo è la comunità che il Signore costruisce, fa, dove noi possiamo essere accolti. Lui si prende cura di noi. Allora se questo è il nostro Dio, forza, dai, impariamo da Lui e viviamo così. Perché attenzione, e qua tutti sentiamoci presi in causa, per piacere, non solamente il sacerdote, io per primo, ma tutti. Perché davanti a uno mezzo morto, lasciato lì da quei briganti, davanti a quella, o ci fermiamo oppure. E pensate che quel sacerdote là è stato messo di fronte a qualche cosa di veramente decisivo nella sua vita. Tornava dal tempio una settimana, vivevano una settimana all'anno al tempio a lodare il Signore e si preparavano tutto l'anno, andava là purificato e là tornava ancora più purificato. Se si fosse fermato si sarebbe mangiato la sua purificazione, perché era mezzo morto, c'era del sangue. Chi tocca il sangue diventa impuro, tocca la vita, l'essenza della vita, guai!
E quindi in un attimo è stato messo davanti proprio una decisione. Che cosa faccio? Mi fermo e quindi divento impuro? E sì, che sono stato con Dio fino adesso, adesso mi divento impuro in un attimo. Oppure mi fermo e accolgo quella persona lì. Vedete? Non è stato capace di discernere. Ma questo capita anche per me, per te. Ma quante volte davanti a quello che ci capita dobbiamo decidere in un attimo, discernere il ben, tra il bene e il bene delle volte, non tra il bene e il male, tra due beni. È lì che siamo chiamati a decidere la nostra vita. E quel tale ha deciso, è passato oltre, è andato avanti. La sua scelta è stata fortissima, perché ha pensato proprio che il Dio che aveva incontrato non poteva incontrarlo lì, in quella gente, in quel fratello lì. Capite che cosa ci sta dietro? Dio non è così distante. E nessuno è così ateo. Nessuno è così fuori dal concetto di Dio, perché Dio è lì davanti a te. Discerni bene le cose. La stessa cosa la fa anche quel Levita, un conoscitore della Bibbia, anche lui, decide in un attimo e passa oltre. Era destinato alla morte, quel povero disgraziato. E la sorpresa è stata il samaritano, l'eretico, il senza Dio, era questo, si è fermato. Ma vi rendete conto di cosa ci vuol dire, cosa sta dietro qua? Nessuno è talmente senza Dio da non poterlo incontrare. Loro stavano giudicando e dicendo: quello lì non incontrerà mai Dio. Ma Dio si lascia incontrare sempre e da tutti. Non siamo noi che giudichiamo, quelli là sono senza Dio, ma Dio non giudica nessuno. Dio si fa presente, si fa accogliere da tutti. Quel samaritano lì, quell'eretico lì, ha incontrato Dio, e non l'ha incontrato nel Tempio, l'ha incontrato nella quotidianità. Bellissimo questo Dio, che si rende presente, mostra il suo volto a tutti quanti, anche a quelli che noi consideriamo senza Dio, lontani da Dio. Siamo noi che giudichiamo, no, inferno, paradiso, tutte queste cose qua, e non permettiamo a Dio di rendersi presente, perché lo scalziamo via. Ed è bellissimo quello che fa. Guardate i verbi proprio finissimi di questo Vangelo qua. Innanzitutto vide, perché tante volte anche noi guardiamo ma non vediamo. Vide, vedere in profondità, vedere l'anima, vedere le persone, vedere i bisogni, che bello. E poi si fermò. Siamo sempre di corsa? Non siete di corsa voi? Questa mattina per fortuna ci siamo fermati e siamo venuti qua. Ah, che bei che siamo, sventolandoci, ma siamo qua. Grazie al cielo, ci fermiamo. Dai che sappiamo fermarci anche durante la settimana, perché bisogna fare queste scelte, fermarsi quando c'è un bisogno, una necessità, e non solamente la domenica, che è importante. Dio è importante incontrarlo qua, ma Dio è importante incontrarlo anche se ci fermiamo nella nostra quotidianità, nei bisogni degli altri. E poi si prende cura. Sì, è quello che ha fatto Dio, devo farlo anch'io. E il prendersi cura è versare olio, vino, versare proprio sulle ferite, no? Le cose concrete della nostra realtà e quotidianità, si prende cura. E allora, chi è il tuo prossimo? La risposta l'abbiamo detta, no? Non è così teorica, no? Fai anche tu lo stesso, diventa tu il prossimo degli altri. A me ha fatto bene riascoltare questo Vangelo, no? E io spero di non avervelo predicato in senso di giudizio, per l'amor del cielo, ma mi sono autogiudicato mentre parlo con voi. Ho tutta la mia storia, ho il mio passato, il mio presente, e ho davanti a me anche il futuro, i miei impegni, le mie responsabilità.
Dai che ci sentiamo tutti coinvolti in questa meravigliosa storia, parabola, racconto, in questo impegno che il Signore ci mette davanti. Va e fa anche tu lo stesso, no? Lui parlava di vita eterna, cercava la vita eterna, anche noi cerchiamo la vita eterna. Ma che vita eterna? La verrà quella là, eh? Finisce per tutti la vita terrena. Dai che viviamo bene la vita terrena. Dai che viviamo bene insieme con il nostro prossimo, i nostri impegni, l'amore quotidiano. Allora la vita eterna avrà senso, luce e anche gioia. Buon cammino a tutti.